i gradi di libertà è il numero di movimenti indipendenti diversi che una particella di gas può compiere. Cominciamo dai gas più semplici, sono i gas monatomici, i gas nobili. Le particelle sono singoli atomi puntiformi, approssimativamente, e ciascuno di loro può spostarsi traslando lungo le tre dimensioni dello spazio x, y, z, quindi tre traslazioni, tre gradi di libertà. Esempi di gas monatomici: elio, neon, argon e così via. I gas biatomici sono molecole lineari, come per esempio l'idrogeno, l'ossigeno e il neon biatomici, ma anche il monossido di carbonio, CO, che qui non ho scritto, è una molecola lineare formata da due atomi legati e in prima approssimazione possiamo immaginare che non abbia spessore. In questo caso, e con questa semplificazione della molecola senza spessore, i gradi di libertà sono 5 perché si aggiungono alle tre traslazioni anche le due rotazioni attorno alle due dimensioni dello spazio, che in questo caso sono x e z. Infatti, immaginiamo di prendere questa molecola biatomica lineare e di disporla sempre a partire dalla stessa posizione iniziale, quindi allineata per esempio lungo l'asse Y, e disporla una volta in questo modo, quindi perpendicolare all'asse X, e allora può ruotare come farebbe l'elica di un motore, di un aeroplano, può ruotare attorno all'asse X. Oppure disposta sempre nella stessa posizione orizzontale, quindi allineata lungo Y, può ruotare attorno all'asse Z come farebbe sempre l'elica, per esempio, di un drone. Ma quando la disponiamo lungo l'asse Y, lei è allineata lungo l'asse Y e quindi la rotazione in realtà non avviene perché abbiamo semplificato la molecola come infinitamente sottile. Quindi questa rotazione attorno all'asse Y non ha luogo e di fatto la molecola rimane ferma. Quindi ha due sole rotazioni e in totale 5 gradi di libertà. Poi ci sono i gas poliatomici che hanno almeno 3 atomi. A volte però sono comunque molecole lineari come l'anidride carbonica, che vediamo rappresentata qui anche in questo caso in modo semplificato come una molecola senza spessore che si sviluppa tutta quanta in linea. E perciò si comporta come le molecole che abbiamo visto prima, con 5 gradi di libertà. Poi abbiamo le molecole planari, cioè che si dispongono su un piano, come l'acqua con i due idrogeni e l'ossigeno, o come la molecola di ozono con i suoi tre ossigeni. Le molecole planari hanno 6 gradi di libertà perché possono compiere tutte e tre le rotazioni. Infatti vediamo per esempio la molecola di ozono, che sempre a partire dalla stessa posizione iniziale, con la punta che è disposta per esempio lungo l'asse X e nel verso contrario all'asse X, viene disposta sempre a partire dalla stessa posizione iniziale e sia lungo X, sia lungo Z, sia lungo Y, e può ruotare attorno a tutti e tre questi assi. La stessa cosa accade per le molecole tridimensionali che si sviluppano quindi in tre dimensioni, come la molecola del metano, che è un tetraedro, ha 6 gradi di libertà. Inoltre vedremo più avanti che le vibrazioni che sono presenti all'interno delle molecole, cioè gli atomi possono vibrare intorno alle posizioni di equilibrio se le temperature sono sufficientemente alte, in modo da innescare le vibrazioni, allora di fatto le vibrazioni contribuiscono come se fosse un grado di libertà aggiuntivo. Quindi vedremo che i gradi di libertà più o meno saranno circa 7. Vedremo anche che i risultati sperimentali non sono perfettamente in accordo con queste schematizzazioni, queste sono delle semplificazioni, quindi 5 e 6 e anche 7 gradi di libertà non sono sempre confermati precisamente dai dati sperimentali, mentre invece nel caso dei gas monatomici i 3 gradi di libertà, le sole traslazioni, sono confermate molto meglio. Del resto è logico perché quando si approssima un atomo singolo con un puntino, si commette un errore di approssimazione molto più piccolo di quando si approssima, per esempio, una molecola biatomica, come se non avesse spessore. Qua, per esempio, sono mostrate delle molecole biatomiche che non hanno proprio la forma semplificata senza spessore. Anche le molecole di anidride carbonica, non è che sono proprio senza spessore, come vediamo in queste immagini, questa è la molecola di anidride carbonica.
E lo stesso la molecola d'acqua non è proprio fatta in questo modo, come vediamo qua nelle immagini in internet. Ecco com'è fatta la molecola d'acqua. Quindi più diventa complicata la struttura delle molecole e meno attendibili saranno questi calcoli teorici di gradi di libertà 5 o 6, che sono stati ottenuti in base a delle semplificazioni della struttura delle molecole.